Ciao a tutti, oggi sono qua per truccarmi assieme a voi, intenzione di fare qualcosa di molto semplice, abbastanza leggero. Non fate caso al ferro da stiro qua dietro, purtroppo lo spazio è quello che è. Ciancia a parte, mentre mi truccherò vorrei parlare assieme a voi di come Instagram sta modificando la nostra concezione di bellezza e soprattutto come sta influenzando il modo in cui ci vediamo. Oggi voglio utilizzare la Norvina Palette di Anastasia. E in particolare vorrei usare uno dei miei marroncini preferiti, quindi o Volatile o Incense. Volatile è leggermente più grigio e scuro rispetto a questo che è abbastanza neutro. Non so, forse farò un mix dei due e poi mi piacerebbe illuminare con Dazzling, forse? È tipo dorato, ma freddo. Soprattutto negli ultimi giorni ho visto che si sta discutendo molto sul fatto che i filtri di Instagram in particolare stiano un po' danneggiando l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Ma prima di passare ai filtri, io mi soffermerei un attimo su Instagram in generale, perché in realtà prima dei filtri comunque ci sono le foto di tante persone che vengono ritoccate e che già soltanto in questo modo ci danno comunque una visione distorta della realtà e modificano in qualche modo, secondo me, anche il concetto che abbiamo noi di bellezza, soprattutto di bellezza naturale, perché magari in foto, no, noi non sappiamo quanto quella foto sia stata modificata e non parlo soltanto di luci, ombre, colori, ma proprio di modifiche, che so, al viso, magari si restringe il naso, si fa il viso un po' più affusolato o la vita un po' più stretta. Quindi è abbastanza difficile già così, soltanto guardando le foto, capire quale sia la realtà e quale no. Poi c'è da dire che molte persone che magari stanno su Instagram ci stanno anche per lavoro, magari sono modelle, magari sono influencer che lavorano con la propria immagine. Secondo me è diverso magari prendere spunto e ispirazione da persone di questo tipo e pensare che quella figura, quella persona rappresenti appieno il concetto di bellezza naturale o di bellezza in generale. Non è bello soltanto quello che vediamo su Instagram che attira, diciamo, più like, ma la bellezza secondo me si distribuisce su una scala, nel senso che per me magari può essere bello un viso di un certo tipo, per un'altra persona magari l'esatto contrario. C'è una cosa veramente molto molto soggettiva e soprattutto secondo me non c'è una cosa più o meno bella o brutta, semplicemente varia da persona a persona, ognuno è bello a modo suo perché ha delle caratteristiche che lo differenziano da altre persone. Io credo molto in questa cosa, che ognuno ha i suoi tratti, diciamo, distintivi che lo rendono unico. E secondo me questo inficia comunque sul concetto di bellezza. Vado a mettere il mascara, metto prima il primer di Lancôme, Seal Booster XL. E poi il Measure Pleasure, lo sbaglio sempre, uno gioiellino per me, di Nabla. Lo sto terminando per fortuna perché non mi fa molto impazzire su di me come mascara. Quello che noto sempre di più io è che molte persone tendono a dimenticare che ciò che vediamo online non sempre rispecchia la realtà e soprattutto noi non sappiamo quanto lavoro ci sia dietro, perché magari, ok, vediamo che so, un influencer, un'attrice, una modella con un fisico pazzesco e magari si dà sempre per scontato che sia nata così. Il più delle volte non è così, ma la forma fisica viene mantenuta, c'è un certo stile di alimentazione, c'è in parte sì anche magari una predisposizione, però in linea generale c'è dietro lavoro, attività, tanti magari anche sacrifici. E mentre da una parte penso che le foto su Instagram stiano man mano modificando la percezione che abbiamo noi delle altre persone, di chi ci circonda e del concetto in generale di bellezza, riconducendo quindi la bellezza ai canoni che vediamo di solito e non a una serie di fattori che può variare da persona a persona, perché magari si pensa che il nasino stretto sia, che so, sintomo di bellezza, su una persona sta bene, su un'altra con un viso diverso, magari fatto diversamente, un naso del genere non sta bene, anzi magari
imbruttisce quella persona. Quindi diciamo che è molto soggettivo secondo me, però penso che Instagram stia molto influenzando il modo in cui vediamo gli altri e il concetto di bello in generale. Quindi mentre da una parte le foto hanno secondo me questo effetto, i filtri incidono di più su noi stessi, sulla persona singola. Intanto vado a stendere il correttore, uso il Dior Skin Forever Undercover, io ho il 22. E lo stendo poi con il mio pennello di MAC, il 286, che secondo me è perfetto per i prodotti in polvere, cioè in polvere, in crema, scusate, soprattutto per la zona del contorno occhi. Lo dico già così, cerco di interrompermi il meno possibile, dopo vado a stendere la BB Cream di Kiko. Questa è la Grimmy Hydrating BB Cream, io ho il 104 perché mi sono un po' abbronzata. Mi piace abbastanza, è una BB Cream quindi non ha una super super coprenza, però a me piace l'effetto un po' più naturale, anche se magari ho dei rossori, non mi interessa coprire tutto al 100%. Dopo invece vado a settare con la cipria di MAC la Mineralize Skin Finish, io ho la colorazione medium, uso un po' di terra Bama Mama e lo illuminante che andrò a usare è quello di Becca, il Moonstone. Dicevo che secondo me i filtri su Instagram modificano molto la percezione che abbiamo di noi stessi, non tanto del bello in generale, ma secondo me hanno un effetto più proprio personale, perché ci vediamo subito modificati. E la tendenza che si ha con i filtri di Instagram, almeno i creatori comunque che ci sono sulla piattaforma, è di nuovo conformarsi, diciamo, ad una stessa corrente. Sicuramente vi sarà capitato di provare filtri diversi, quasi tutti, quelli che modificano un po' il viso, che so, con degli occhiali, con le orecchie da gatto, con le lentiggini, praticamente tutti uniformano la pelle, tendono a minimizzare, che so, i pori, le imperfezioni, a fare gli occhi leggermente più grandi, ad aggiungere le ciglia. Insomma, a modificare proprio i tratti del nostro volto conformandosi a quel concetto di bellezza che secondo me vediamo riflessa nelle foto su Instagram. Però mentre le foto magari sono di altre persone, il filtro modifica proprio noi stessi e quindi ci vediamo come saremmo con gli occhi più grandi, con la pelle perfetta, con il naso magari più piccolo, le labbra più larghe, più gonfie, e questo sta modificando tantissimo la percezione che abbiamo di noi stessi. Secondo me a lungo andare diventa un problema, perché se magari inizialmente una persona timida come magari posso essere io o tanti altri usa i filtri per camuffare se stesso e sentirsi un po' più sicuro di parlare, perché alla fine non tutte le persone comunque si sentono a proprio agio a mostrarsi, a parlare nelle storie di Instagram, no? Magari hanno paura, soprattutto nel caso di persone un po' timide e insicure, hanno paura di essere giudicate per il loro aspetto e quindi utilizzano questi filtri per distogliere l'attenzione o comunque ai loro occhi sentirsi più sicuri del loro aspetto. Però che cosa succede a lungo andare? Che ne diventi dipendente perché facendo queste storie ti vedi perfetto, ti vedi bello, ti piaci e come fai poi a fare una storia senza filtro? Come fai poi a farti vedere per quello che sei realmente? Cioè diventa difficile per anche te stesso, no? Vederti come sei realmente quando potresti essere diverso, potresti piacerti. Appunto con un filtro addosso e poi magari può essere una cosa sciocca e superficiale quella dei social, no? Farsi vedere sui social in un certo modo con i filtri, però questo poi va a intaccare anche la vita vera perché poi non ti senti più così tanto sicuro di te ad uscire, non ti senti bene nella tua pelle, nel tuo corpo. E purtroppo ci sono tantissime persone molto insicure del loro aspetto che si fanno sì tanti problemi, si lasciano veramente condizionare tantissimo dal giudizio degli altri e questi filtri non aiutano minimamente. Io stessa utilizzo molto molto spesso i filtri su Instagram e mi sono ritrovata a pensare a questa cosa qua, nel senso perché li utilizzo? Magari c'è un giorno, tutti abbiamo il nostro giorno no, in cui magari siamo particolarmente stanchi o non abbiamo voglia di truccarci, mettiamo su un filtro e siamo a posto, no? Tante
Tanto alla fine, il più delle volte, soprattutto nel mio caso, l'importante non è quello che mostro, ovvero me stessa, ma il più delle volte l'importante è quello che dico. Poi nel caso in cui devo mostrare qualche cosa, un piatto, un posto, eccetera, i filtri non li uso mai, in effetti. Quindi è proprio una cosa che riguarda la persona. Però io che cosa ho notato, partendo da me stessa, perché poi io non posso pretendere di conoscere tutti, ho notato che magari le prime volte utilizzavo i filtri appunto per, cioè quando non ero magari truccata, quando mi sentivo particolarmente con la pelle brutta. Però poi mi sono accorta che molte volte giravo delle storie con i filtri anche se ero magari truccata. No, perché cioè, l'effetto comunque di togliere i pori, perché non scherziamo, cioè io ho i pori molto evidenti, ma tutte le persone hanno i pori più o meno evidenti che siano. Mi sentivo un pochettino a disagio, mi sentivo magari un po' più tranquilla con un filtro addosso. È brutto da dire, ma magari mi sentivo anche un po' più bella, no? E quindi più sicura. Nell'ultimo mese, mese e mezzo, sto cercando di fare più storie senza alcun filtro o magari con un filtro che cambia semplicemente la luce, visto che qua in casa non è che sia tutta sta gran cosa la luce. E sto cercando di utilizzare sempre meno quei filtri che vanno a modificare proprio, ad esempio, la grana della pelle o i miei occhi. Perché da una parte non voglio appunto diventare dipendente da queste modifiche. Io non penso di essere una persona particolarmente bella, però penso che ognuno ha i propri punti di forza ed è bello a modo suo. Ad esempio, non penso di essere una persona bellissima, però i miei occhi, ad esempio, mi piacciono. Sono contenta dei miei occhi, il più delle volte infatti cerco di truccare di più gli occhi per valorizzarli perché mi piacciono. Quindi preferisco magari concentrarmi su queste cose, su che cosa posso fare per valorizzare quella che sono, invece che nascondermi dietro a una maschera, perché alla fine i filtri di Instagram sono delle vere e proprie maschere e io capisco benissimo che possano aiutare in tantissimi casi quelle persone che magari hanno qualcosa da dire, che vogliono condividere qualche cosa ma che si lasciano frenare dall'aspetto estetico. Per le sopracciglia uso il 24 ore brow setter di Benefit, le pettino soltanto, non sto a riempirle, non c'ho voglia. Anche perché in realtà non è che ne ho così tanto bisogno, forse un pochettino qua. Però vabbè. Poi tra l'altro mi sono fermata a pensare l'altro giorno, ma quante persone al giorno d'oggi, di quelle che almeno seguo, non usano i filtri? Cioè tutti li usano, tutti. Quindi non solo poi magari noi ci vediamo più belli, ci sentiamo più sicuri, eccetera, ma poi vediamo anche gli altri che li usano e quindi li vediamo di nuovo sotto una lente diversa, cioè magari li vediamo più belli e di nuovo abbiamo una visione un po' distorta di quella che è la realtà, soprattutto per quanto riguarda il viso, cioè è incredibile come questi filtri modifichino tutti la grana della pelle. E poi magari io adesso sono grande, queste cose magari le posso capire e conoscere, ma mi immagino una ragazza adolescente che magari non sa come sia veramente un viso, o meglio, vede com'è il suo e poi vede queste persone su Instagram che hanno sempre la faccia piallata, si fa magari mille paranoie sul proprio viso, no? Perché magari pensa che la realtà sia un'altra, proprio perché magari non ha tantissima esperienza e questa cosa mi spaventa tanto che le persone possano crescere con una visione così distorta di quella che è la realtà, perché poi questo genera tantissime insicurezze, tantissimi problemi anche psicologici nelle persone, soprattutto in età così giovane in cui si inizia a sviluppare la propria personalità. Voglio mettermi un rossetto, ma non so se mettere MER, che ultimamente metto sempre perché mi sta piacendo tantissimo, cioè mi piace tantissimo, questo ce lo do un bel po' di tempo, o se mettere magari Sweet Gravity, che è un po' più marroncino. Non lo so, metto MER, dai. Mi piace tantissimo come colore. Sembra quasi leggermente freddo rispetto ai primi tempi in cui lo mettevo. Vabbè, in camera sembra più arancione. Qua io mi vedo invece un po' più rosa freddo. Quindi questo è il look finito. Mi sento sempre un po' ridicola a dire così perché alla fine
non faccio niente di straordinario, anche sulla base comunque non mi piace coprire tutto, 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 anche se magari ho delle imperfezioni, preferisco essere un po' più leggera e senza filtri. Comunque mi piace anche come sono venuti gli occhi, alla fine ho usato soltanto tre ombretti, quelli che vi ho detto. Sono soddisfatta. Per concludere il discorso sulla bellezza, quello che voglio consigliarvi io è di non dare mai tutto per certo e per scontato quando vi approcciate al web, soprattutto ai social, soprattutto cercare di approcciarvi in maniera più consapevole. Cercate di contestualizzare comunque quello che vedete, di non avere una visione limitata, nel senso di considerare bello soltanto un certo canone. Non pensiate di essere brutti perché non avete le caratteristiche che hanno magari le persone che seguite, che ai vostri occhi sono bellissime. Non pensiate che tutte le persone siano perfette, con una pelle appiallata, col nasino stretto, gli occhi più grandi, eccetera, eccetera, e cercate il più possibile magari di evitare l'uso di filtri, di non abusarne. E lo so che è difficile, ma se da una parte i filtri ci aiutano a essere un po' più sicuri per approcciarci ai social, secondo me invece, come vi dicevo nel video di venerdì scorso, questo fattore alimenta invece le nostre insicurezze, perché senza i filtri non ci sentiamo belli e non è un filtro a doverci dire se siamo belli oppure no. Chi l'ha detto che una persona per essere bella deve avere la pelle appiallata o le labbra più grandi o il naso più piccolo? Anche se noi magari in quel momento ci vediamo più belli, è una cosa finta, non è naturale, non è vero e bisognerebbe invece focalizzarci di più su quello che è vero. Fatemi sapere ovviamente la vostra qua sotto nei commenti e soprattutto se utilizzate i filtri su Instagram, come vi fanno sentire, perché li utilizzate e che cosa ne pensate in generale di come Instagram sta modificando il concetto che abbiamo noi di bello. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!